Noi di Vela e Motore siamo venuti qui ad Ancona per provare il nuovo Franchini Yacht Mia 63. Benvenuti a bordo del Mia 63, il nuovo Franchini Yacht che siamo venuti a provare qui ad Ancona per voi. Il cantiere Franchini ha oltre 70 anni di storia, con centinaia e centinaia di imbarcazioni sia a vela sia a motore che ancora navigano oggi. Il Mia 63 è stato disegnato da Massimo Franchini insieme a Marco Veglia per il layout degli interni e a Roberto Prever per la carena. La barca è spinta da due motori Volvo Penta IPS 950 da 725 cavalli ciascuno. Abbiamo avuto la fortuna di provarla in una giornata di condizioni perfette, con mare calmo e poco vento. Un carico importante a bordo, eravamo circa 11 persone, con serbatoi dell'acqua e del carburante a pieno carico, e abbiamo raggiunto i 29 nodi di velocità con un consumo di circa 270 litri l'ora. A velocità di crociera invece la barca raggiunge circa 22 nodi con un consumo che scende a 180 litri l'ora. Esiste anche un regime di crociera economica che è circa 2000 giri, consumano 150 litri di carburante all'ora a 20 nodi di velocità. Noi siamo a bordo della prima unità ed è stata arredata con tre cabine e tre bagni. L'armatoriale è full beam, prende tutta la larghezza dello scafo, ma ovviamente si possono avere delle varianti. Al posto di una delle due cabine ospiti si può infatti ricavare una cucina interna, perché al momento la cucina è qui fuori dove siamo noi, mentre la cabina VIP di prua rimane sempre con letto matrimoniale queen size e gli arredi in noce canaletto. Anche il legno può essere chiaramente variato a richiesta dell'armatore. L'armatore entra in gioco pesantemente nella scelta degli arredi e dei materiali e anche del layout, perché è lui che poi sceglie come avere la barca e come personalizzarla. Uno dei punti di forza della barca è la prua, sicuramente, dove c'è un cofano. Io non l'avevo mai vista una soluzione del genere. Si apre questo cofano idraulicamente e esce il braccio dell'ancora per poi dare fonda. Anche la poppa non è banale. Un cofano si apre per dare accesso al gavone dove stivare i parabordi e attrezzatura varia, e una passerella dal centro della poppa si apre per poi permettere di salire e scendere dalla barca. Inoltre la plancetta idraulica di poppa scende, si immerge in acqua per permettere di varare e alare il tender più facilmente. Durante l'uscita in mare ho avuto il piacere di guidare la barca. Ho apprezzato soprattutto la fluidità della timoneria e il fatto che in virata la barca perde pochi giri e quindi poca velocità. Lanciati a 29 nodi, virando anche virate strette, la barca rimane bella stabile senza perdere velocità. La guida è assistita da un grande schermo Simrad da cui si può controllare non solo la rotta e la cartografia elettronica, ma anche tutti gli strumenti motore, grazie anche all'interfaccia Naviop, che aiuta moltissimo anche a vedere i giri del motore, la velocità e tutti i parametri di controllo. Il Mia 63 è uno yacht semi-custom dedicato ad un armatore evoluto con già esperienza di navigazione. Franchini Yachts vi aspetta ai saloni di Cannes e di Genova per visitare la barca e magari provarla. Continuate a seguirci, noi di Vela e Motore vi porteremo ancora a bordo delle barche più belle dei cantieri italiani e stranieri. Seguiteci sui nostri canali e vi aspettiamo.